Iniziamo la nostra festa, una festa di famiglia, dei lavoratori di Monte Servizi, dei suoi amministratori e dei rappresentanti della sua volontà. Dal 2007 al 100% del Comune di Catania, quale unico socio e azionista. Bene, saluti e ringraziamenti. Salutiamo il padrone di casa, il signor sindaco, l'avvocato Enzo Bianco. Salutiamo il padrone di casa, il signor sindaco, l'avvocato Enzo Bianco. Un applauso. Grazie. I colleghi e le loro famiglie, il nostro presidente, il dottor Giacalone, e gli assessori tutti intervenuti. E ringraziamo l'amministrazione comunale per questa splendida cornice d'eccezione che è il cortile Catamone. Un applauso, grazie. Ma non era preparata, magari che difficoltà. Buonasera a tutti. Chi fa politica deve portare dei risultati. Chi fa politica deve portare dei risultati. Io ringrazio tutti i presenti per la partecipazione. Il signor sindaco di Catania, avvocato Enzo Bianco. I componenti del primo consiglio di amministrazione della Catania Monte Servizi, quando allora presidente era l'avvocato Arnaldo Bonuno. Abbiamo la fortuna che esista la storia, ma la storia verrà scritta, e in questa storia scritta ci sono dei passaggi che non possiamo dimenticare. Guai a non ricordare il periodo dell'azienda Catania Monte Servizi dal 2004 al 2012, quando sindaci di centrodestra hanno nominato presidenti i quali hanno dato delle linee guida di economia aziendale per l'azienda che sono state catastrofiche, fino al punto quasi anche di arrivare a tentare di voler vendere l'azienda. Nel 2013 il sindaco Bianco, insediato, nomina il presidente della Catania Monte Servizi, la persona che ha portato Giorgiani, il quale anche lui, in un momento di grande difficoltà per l'azienda, insieme a voi dipendenti, con i sacrifici che avete fatto voi, anche economici, con il patto di solidarietà, con i sacrifici che avete fatto voi, anche economici, con il patto di solidarietà, è riuscito a salvare l'azienda. Perché io mi auguro che nel futuro sempre ci sia il signor Enzo Bianco sopra di noi, che ci controlla, che ci difenda nel futuro, e quindi avendo questa fortuna che ci sia questo signore Enzo Bianco che ci possa noi tutelare e proteggere, l'azienda è come se fosse una barca a vela che andrebbe col vento in poppa. Questo è il nostro augurio, è l'augurio della Monte Servizi. Perché io mi auguro che nel futuro sempre ci sia il signore Enzo Bianco sopra di noi, che ci controlla, che ci difenda nel futuro, e quindi avendo questa fortuna che ci sia questo signore Enzo Bianco che ci possa noi tutelare e proteggere, l'azienda è come se fosse una barca a vela che andrebbe col vento in poppa. Questo è il nostro augurio, è l'augurio della Monte Servizi. Signor sindaco, la invito a salire. La settimana scorsa qualche giornalista così da strapazzo per cercare di contestare il mio operato mi ha definito uomo fedelissimo di Enzo Bianco. Oggi dobbiamo capire noi. Per me la fedeltà è una cosa seria ed è un onore poter dire di essere fedeli a qualcuno, nel fatto specifico di Enzo Bianco. Senza fedeltà non si può andare avanti, senza fedeltà non si può andare avanti, perché la vita, il passo poi troppo lungo non funziona, e io mi onoro di potermi sentire dire persona fedele di Enzo Bianco. E io mi onoro di potermi sentire dire persona fedele di Enzo Bianco. E io mi onoro di potermi sentire dire persona fedele di Enzo Bianco. Buonasera, auguri per questo compleanno importante.